Tra i tanti numeri che si dice siano ricchi di significato magico, ce n'è uno particolarmente temuto. È un simbolo di malaugurio, portatore di sfortuna. Il 13. Ciao ragazzi e benvenuti a questa nuova puntata del Pillole di Spiegabile. In Italia, quando pensiamo a un numero sfortunato, ci viene subito in mente il 17. C'è una ragione ben precisa per cui nel nostro paese è il numero 17 ad essere quello sfortunato. Tuttavia, in moltissimi altri paesi del mondo il numero sfortunato è il 13, in particolare quando cade di martedì o venerdì. Ma perché il 13 dovrebbe essere maledetto? Perché mai si dovrebbe temerlo così tanto? Ecco quindi 13, il numero maledetto. Perché sono così importanti i numeri nella nostra vita? I numeri, la matematica in generale, sono cruciali per decodificare la realtà oggettiva, o altrimenti detto, trovare modelli coerenti nel mondo oggettivo attraverso le misurazioni e l'osservazione. Senza numeri non potremo osservare realmente la realtà, ma allo stesso tempo sono carichi di un'aura di mistero e di magia che ha affascinato le persone fin dagli albori della civiltà. Tra i tanti numeri che si dice siano ricchi di significato magico, ce n'è uno particolarmente temuto. È un simbolo di malaugurio, portatore di sfortuna. Il 13. A dire il vero, però, in numerologia il 13 non è per forza negativo. È un numero di forte impatto nella nostra vita. Se lo scomponiamo, otteniamo 1 più 3 uguale 4. 1 e 3 sono numeri potenti, hanno un'influenza diretta sul nostro destino e indicano una carriera di successo. E 4 è il numero che rappresenta l'affidabilità. Tuttavia, come ben sanno coloro che conoscono i concetti di base della numerologia, tutti i numeri possono anche avere una cattiva influenza su di noi, soprattutto se pensiamo in negativo e crediamo alla sfortuna. Ma lasciando da parte la numerologia, quali sono le ragioni che ci spinsero e che ci spingono tuttora a temere il numero 13? Eccole qui. 5 ragioni per temere il numero 13. L'ultima cena. La prima ragione che dovrebbe farci temere il numero 13 ha a che fare con la tradizione cristiana. Durante l'ultima cena vi erano 13 commensali al tavolo, i 12 apostoli e Gesù. Ovviamente, considerare sfortunato questo numero di commensali anche al giorno d'oggi deriva dal fatto che uno di quei 13 era Giuda Iscariota, il traditore di Cristo. Poi, a partire dal 1890, un certo numero di fonti in lingua inglese iniziarono a diffondere l'idea che nell'ultima cena Giuda fosse stato il 13° apostolo a sedersi al tavolo. Quindi, in breve, il 13 viene identificato come qualcuno o qualcosa di malvagio e di cattivo augurio. In altre religioni. Il numero 13 in sé ha avuto connotazioni negative in molte altre culture, principalmente legate alla religione. Nella Kabbalah ebraica ci sono 13 spiriti maligni. Il numero è anche associato alla vittima che Abramo doveva sacrificare a Dio, ed è quindi un numero di morte. Il cristianesimo ha 3 cattivi presagi a questo proposito. Oltre a quello dell'ultima cena che vi ho appena descritto, si crede che Gesù sia stato crocifisso un venerdì 13. E infine, nel libro dell'Apocalisse, l'Anticristo fa la sua comparsa proprio nel 13° capitolo. Dalla mitologia nordica. Un'altra teoria, tra le più comuni, è che la superstizione sia precedente al cristianesimo e si basi su una vecchia leggenda norrena in cui Baldur, il dio della luce, viene ucciso dal malvagio Loki. Nel racconto, 12 dei stanno cenando nel Valhalla, quando vengono raggiunti dal malvagio Loki, non invitato. Loki diventa quindi il 13° commensale, ma è un dio crudele con gli uomini, e più tardi, grazie alle sue macchinazioni, Baldur verrà ucciso. Si crede quindi che l'avversione nei confronti del numero 13 derivi anche da questa credenza popolare. Una credenza ancora più antica. Ma l'associazione tra il numero 13 e la sfortuna sarebbe documentata anche in epoche precedenti. Lo storico greco Diodoro Siculo, primo secolo a.C., riferisce che Filippo II, quarto secolo a.C., re di Macedonia e padre di Alessandro Magno, fu ucciso da una sua guardia del corpo dopo aver fatto mettere una propria statua accanto a quelle delle 12 divinità dell'Olimpo.
La morte sarebbe stata la conseguenza di questo sgarro agli dèi. Ma c'è anche chi pensa che la diffidenza verso il 13 risalga addirittura alle più antiche concezioni astrologiche assiro-babilonesi, dove il 12 era numero sacro, perché facilmente divisibile. Il fatto che il 13 venga dopo il 12 avrebbe assicurato a questa cifra la fama di maledetta. Martedì 13. Per ultimo, sembra proprio che l'associazione del martedì 13 con la sfortuna derivi dalla divinità romana da cui il giorno prende il nome, Marte, il signore della guerra. I romani prendevano molto sul serio l'influenza degli dèi nella loro vita quotidiana. Quindi, un dio violento e causa di conflitti come lui non era la persona migliore per presiedere a matrimoni, affari o altre attività che richiedevano buoni auspici. La combinazione del martedì e del 13 come data sfortunata deriverebbe dalla fusione della tradizione romana e cristiana. A volte è stato anche associato alla caduta di Costantinopoli da parte degli ottomani nel 1453, ma questa è una falsa credenza, poiché l'assalto finale avvenne il 29 maggio. Detto così, quindi, sembra chiaro che ci siano delle ragioni in parte storiche e in parte legate a varie credenze di natura religiosa o mitologica alla base del timore per il numero 13. Una paura che in alcuni soggetti diventa una vera e propria fobia, la triskaidecafobia. Ma è davvero così? Sono davvero quelle le ragioni principali della nascita di questa credenza popolare? Vediamolo insieme. Scavando più a fondo. Parliamoci chiaro. Nel momento in cui si indaga sulle ragioni per cui il numero 13 sia finito al centro della famosa superstizione, tutte le fonti, anche le più autorevoli, citano i punti che ho appena menzionato. Tuttavia, l'idea che le radici della triskaidecafobia siano proprio quelle è solo una supposizione. In verità, non esistono testimonianze scritte in merito alla paura del 13 che risalgono a prima della seconda metà del XVII secolo in Inghilterra, quando iniziò a svilupparsi l'idea che fosse pericoloso per 13 persone sedersi a tavola, spesso espressa come la paura che uno dei 13 morisse in meno di un anno. Nathaniel Lachenmeier, un importante scrittore statunitense che studiò a lungo la superstizione per il numero 13, attribuisce l'origine di questa paura alla grande peste del 1665 e al panico genuino causato dal fatto che l'epidemia stava causando la morte di quasi il 15% dei cittadini di Londra. In Europa il timore nei riguardi del 13 a tavola raggiunse il suo apice nel XIX secolo, quando si trasformò nella paura del 13 generalizzata e non solo legata al numero di commensali. Se si considerano separatamente le superstizioni riguardanti il martedì e il venerdì 13, poi, è sorprendente vedere che quella del martedì sembrerebbe essere giunta fino a noi, secondo alcuni autori, dall'epoca medievale, ma che non ci sia testimonianza scritta riguardante una particolare paura del venerdì 13 fino al XX secolo. Lachenmeier pensa che negli Stati Uniti la paura del venerdì risalga al Nuovo Testamento e alla crocifissione, ma nota altresì che il venerdì era il giorno tradizionale delle esecuzioni in quel paese. Poteva aver avuto peso? Ad ogni modo, cosa avrebbe generato la crescita di questa nuova paura? Una risposta ovvia non c'è. All'inizio del XX secolo, i giornali cominciarono a considerare un cattivo segno il fatto che il venerdì santo cadesse il 13 del mese, il che sembra indicare che nel primo decennio del secolo scorso questa superstizione si stava già diffondendo. Ma nel 1907 accade un evento memorabile. Thomas Lawson pubblicò il romanzo Venerdì 13 e quello fu un punto di inflessione. Lachenmeier scrive quanto segue. Fu quel romanzo a ridefinire la coincidenza della sfortuna del venerdì e del 13 in un'unica superstizione e a creare vero terrore nei confronti della data. E il successo di Lawson non si limitò a un bestseller. Nel 1916 uscì una versione cinematografica di Venerdì 13, un film muto che approfondì la superstizione ormai già riconosciuta dalla popolazione statunitense e diffusasi oltre i confini degli Stati Uniti. Nel 1980, poi, Jason rincarò la dose, terrorizzandoci nel primo film della saga horror Venerdì 13. Detto questo, si può accettare l'idea che una combinazione di Ultima Cena, Venerdì Santo e Thomas Lawson sia responsabile della triskaidecafobia. Ma è importante ricordare
un punto che Lachenmayr ha sottolineato molte volte. La maggior parte dei libri sulle superstizioni si vanta di attribuire la paura del 13 a una singola causa particolare e parla della superstizione come se ne avesse subito mutazioni in tempi e culture diverse. Tuttavia, la continuità di una credenza deve essere dimostrata e non supposta. Questo vale ancora di più nel caso delle superstizioni legate ai numeri, perché la numerologia è stata così ampiamente praticata in così tante culture di tutte le epoche che è difficile trovare un numero tra 1 e 24 che non sia stato considerato sfortunato da più di una civiltà in un determinato momento della storia. Non credete che se dovessimo continuare a fare riferimento a tutti gli episodi sfortunati per ogni cultura del mondo, probabilmente nessun giorno del mese sarebbe esente da colpe. E voi cosa ne pensate? Siete mai stati superstiziosi? Il numero 13 o il 17 vi fanno un po' paura? Fatemi sapere la vostra opinione in un momento. C'è ancora una cosa che vi devo dire e avevo promesso che l'avrei fatto. Per quale motivo in Italia il numero sfortunato sarebbe il 17? Beh, la superstizione deriva dalla cultura romana, poiché in numeri romani 17 si scrive così. E riordinando le lettere possiamo ottenere come risultato vixi, latino per ho vissuto, che implica essere morto. E svelato anche questo, adesso sì, possiamo concludere. Il numero 13 o il 17 vi fanno un po' paura? Fatemi sapere la vostra opinione in un commento. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici. Un saluto e al prossimo video dell'Inspiegabile.